siamo qui per queste interviste post partita per parte di Saronno, con una faccia che sicuramente avrete riconosciuto perché è Renato Biffi, che è l'attuale allenatore di Saronno, ma che era anche giocatore della squadra biancoceleste nei passati anni, che è anche il protagonista della nostra sigla iniziale che avete visto poco fa. Renato ovviamente è un po' deluso per come è finita questa serie, l'eliminazione per 2-0 di Saronno, però diciamo che un primo bilancio sulla stagione si può fare, direi che una stagione nel complesso positiva per quello che riguarda Saronno, perché comunque si presentava questo campionato come una squadra giovane, magari in tanti elementi con poca esperienza, è stata anche una stagione sfortunata dal punto di vista degli infortuni. Sì, sì, diciamo la fortuna aiuta gli audaci, dicono, quindi lasciami dire che sono un po' deluso per il risultato finale, ovviamente adesso a caldo, ma non sono assolutamente deluso di quello che hanno fatto i ragazzi, e mi dispiace, sono molto deluso perché se lo meritavano, si meritavano di vincere probabilmente anche la prima partita, si meritavano maggior fortuna stasera e di giocare ancora almeno un'altra partita di playoff, perché ho visto come si sono allenati tutto l'anno, hanno dato tutto, mi hanno dato tutto, a me, ma alla squadra, tra di loro si sono sempre aiutati, quindi mi dispiace per loro, sono deluso perché se lo meritavano, non ce lo fossimo meritato sarei molto meno deluso, direi. In gara 1 Saronno avanti di 18, poi viene recuperata per di un punto. Quest'oggi più 8 nell'inizio del quarto quarto, sembrava una partita in controllo, poi 29 punti subiti. Qual è il problema? Un problema più di testa, un problema di tenuta fisica? Cosa si può imputare a questi recuperi, come tra l'altro ne abbiamo visti anche in altri in campionato? Beh, questa è difficilissima come domanda. Non è... Allora, in trasferta gara 1 vai sopra di 15-18 punti nel primo tempo, ti recuperano. Prima o poi ti recuperano, devi essere bravo a stare con la testa, a sapere che ti stanno recuperando, che prima o poi arrivano a pochi punti, reggere botta e continuare a giocare come prima. E noi l'abbiamo fatto in parte, abbiamo fatto... non abbastanza evidentemente, però siamo stati lì, ce la siamo giocata fino all'ultimo tiro, sbagliando l'ultimo tiro. Stasera forse obiettivamente eravamo un po' fisicamente in riserva. Al secondo tempo probabilmente avevamo un po' di le gambe troppo dure, non siamo riusciti a fare quello che volevamo fare, soprattutto in attacco. In difesa direi che ancora una volta sinceramente i ragazzi hanno fatto tutto quello che dovevano fare e obiettivamente abbiamo preso dei canestri verso la fine in cui dobbiamo soltanto rendere merito agli avversari. Adesso voglio un tuo piccolo bilancio personale come allenatore, essendo questa la tua prima stagione da allenatore di una squadra senior. Voglio sapere un po' come ti sei trovato in questi nuovi panni della tua carriera e come è stato anche ritornare a Saronno dopo averci giocato per parecchi anni. Allora, ecco, bravo, mi riallaccio alla prima domanda a cui non ti ho risposto, in cui dicevi tanti giocatori con poca esperienza, e ti volevo dire, mi ci metto anch'io, anche l'allenatore ha poca esperienza, da allenatore ovviamente. Il bilancio è positivo. Io prima della stagione dicevo, ma vediamo se mi piace, se sono bravo a farlo, se mi diverto a farlo, eccetera eccetera. Allora, se bravo, sono bravo ovviamente non lo so, probabilmente no. Mi sono divertito, soprattutto perché i ragazzi sono stati veramente bravi, disponibili con me, li ho ringraziati adesso in spogliatoio, perché obiettivamente hanno meritato tutto quello di buono che si può avere da una partita di pallacanestro, da giocare a pallacanestro e stare insieme. Nel ringraziamento mettiamo anche l'intervistatore, che è venuto spesso e volentieri a allenarsi, e anche lui ha dato sempre la massima disponibilità e l'impegno totale anche nel fare gruppo con la squadra. Il mio bilancio, direi, devo fare ancora tanta esperienza, Mario, da allenatore. Sono contento di essermi divertito e quindi positivo, dai. Quindi ci si riprova l'anno prossimo. Eh beh, certo. Allora ringraziamo Coach Biffi, che è venuto nonostante la sconfitta qui a parlare con noi, è stato molto disponibile. Allora gli rimandiamo anche noi l'appuntamento l'anno prossimo. Arrivederci a tutti. Grazie. Passiamo a intervistare allora anche i protagonisti della squadra di casa della partita di questa sera tra FreeStation Saronno e Crocetta Torino. Abbiamo qui con noi Davide Bossola, che rientrava questa sera dopo uno stop di alcune settimane per un infortunio. Diciamo che potevi rientrare in una maniera migliore, ovviamente sarai contento per essere finalmente tornato a giocare, ma anche sarai triste perché la stagione purtroppo termina qui. Sì, avrei preferito magari non giocare e vincere e andare a gara 3, però ce la siamo giocata, ce la siamo giocata in gara 1, eravamo sopra di tanto, bene, poi loro ci hanno recuperato, ci hanno messo in difficoltà e è così. Gara 2 eravamo sotto noi di una decina di punti nel primo tempo, li abbiamo recuperati difendendo molto bene, non lasciandoli quasi più tirare negli ultimi 2-3 minuti del secondo quarto, e poi il terzo quarto, le rotazioni corte
il mio poco fiato si è fatto sentire, diciamo così. Guarda, io leggo dalle statistiche che tu nei 13 minuti in cui sei stato in campo hai avuto un più 10 di plus minus. In sostanza, per chi non lo sa, la squadra, la tua squadra ha segnato 10 punti in più della squadra avversaria nel momento in cui tu eri in campo. Questo è un dato sicuramente di livello, considerando che tanti altri sono sotto zero, ovviamente, visto che la squadra ha perso di 7. Cos'è funzionato secondo te in quei buoni frangenti di Saronno, quando si è riusciti a rimontare da meno 11, passando anche fin sul più 8 inizio quarto quarto, e cos'è che invece è poi venuto a mancare nel finale, quando la Crocetta ha segnato ben 29 punti nel quarto periodo? Ma noi abbiamo recuperato molto bene, stringendo in difesa, abbiamo fatto anche qualche azione a zona nel primo tempo, anche nell'ultimo quarto abbiamo provato a mandarli in confusione con l'attacco, ci abbiamo provato, non possiamo dire niente, squadra fantastica, comunque noi tutte le partite le abbiamo combattute, non abbiamo mai messo la faccia, l'abbiamo messa sempre, purtroppo è andata così. E siamo ai primi di maggio e poteva finire i primi di giugno, però così è il basket. Quindi un piccolo bilancio della stagione, che voto daresti? Come ti è piaciuta? Ti sei divertito? Sei contento della tua prestazione? Io mi sono divertito, penso di aver giocato molto bene, ma anche la squadra, ti ripeto, la faccia l'abbiamo sempre messa, non abbiamo mai fatto figuracce, non abbiamo mai perso la faccia. E no, ci siamo divertiti, siamo un bel gruppo, alla fine ci divertiamo sia dentro che fuori dal campo e non è un peso venire all'allenamento, come ha detto prima Renato in spogliatoio, e forse questo è stato quel qualcosa di più che ci poteva far andare più avanti, però abbiamo avuto anche una stagione non facile dal punto di vista degli infortuni, abbiamo avuto dei periodi nei quali era difficile anche allenarsi, arrivare a 10, e tu lo sai perché... Per il nostro supporto. Lo so bene. Allora ringraziamo Davide e lo lasciamo andare in spogliatoio a fare la doccia, a sbollire un po' la delusione per l'eliminazione. Ci vediamo poi dopo giù a cena. Ciao. Ciao, grazie. Siamo qua con noi l'allenatore della squadra ospite, il signor Guido Tassone. Qui chiediamo subito le prime impressioni a caldo sul match con Torino, che è stata brava a rimanere fredda in avvio di quarto periodo, quando Saronno sembrava aver preso l'inerzia, aver guadagnato un vantaggio di 8 punti. Torino è rimasta bene, concentrata in difesa, è riuscita a fermare il buon momento offensivo di Saronno e poi ovviamente, come sappiamo tutti, buona difesa genera buon attacco, d'altra parte sono arrivati 29 punti nel quarto periodo. Ma guarda, ci sono due indicatori, perché bisogna andare a cercare questo, le impressioni devono essere confermate dai numeri, tu adesso mi hai dato un numero interessante, i due indicatori sono che la seconda partita in cui non demordiamo, anzi quella in casa siamo rientrati due volte da meno 18, oggi sembravamo in un momento difficile, abbiamo avuto una buona reazione, l'altro indicatore è che sono 5-6 partite che facciamo questi punteggi nel quarto quarto o nel terzo quarto, quindi questo è un segnale di salute e lo prendiamo molto volentieri, insomma. Torino che è stata brava non solo a reggere mentalmente, recuperare dal momento positivo di Saronno, come tra l'altro già era accaduto in gara 1, ma anche non disunirsi sul momento di difficoltà iniziale con i tanti falli dei lunghi, erano arrivati a breve giro di posta i falli del numero 18 Paschetta, del numero 19 Tonin, del numero 10 Tarditi, che tutti avevano commesso due o tre falli nel primo tempo. Non ha pagato tanto da questo punto di vista, poi è arrivata nel finale e qui conta anche la tecnica, il talento di un giocatore come D'Affuso. Ma sicuramente D'Affuso aveva già fatto delle grandi cose nella gara 1, nel momento di difficoltà è il giocatore più esperto con Berta che abbiamo, noi abbiamo un gruppo giovane come c'è la Saronno ed era giusto che i palloni finali andassero nelle mani di questi giocatori, ma non per indicazioni, perché i giocatori importanti lo sentono e lo fanno. Sul discorso lunghi hai perfettamente ragione, diciamo che siamo un po' temprati, mi fa piacere dire che abbiamo imparato dai nostri problemi, quest'anno abbiamo avuti tanti, noi oggi avevamo fuori Riviezzo e Vetrone che sono i nostri due lunghi titolari, non è il pianto, è una considerazione, sono diventati protagonisti altri, è stato un po' il nostro aspetto camaleontico di tutto l'anno, le difficoltà ci hanno temprato e al playoff ci stanno restituendo una monetina per adesso. Dopo averla incontrata due volte in stagione regolare e poi due volte adesso nel giro di quattro giorni ai playoff, una sua fotografia della squadra della FreeStation Saronno, un suo parere personale. Il mio parere personale è di grandissima stima e non lo dico perché sono qua, lo dico perché ho stima di una persona che è l'allenatore Renato Biffi, che ho avuto il piacere di allenare tantissimo, so come penso alla pallacanestro, so come approccia da uomo e sul campo si vede. Ovviamente le parole lasciano il tempo che trovano, ma posso dirti, queste sono le parole che io sento e alla mia squadra ho detto che questo era l'accoppiamento che io non volevo. È la squadra che più di tutte poteva
toglierci un po' quell'impatto di gioventù che noi avevamo rispetto alle altre, dopodiché le altre sono molto forti, è una squadra abbastanza speculare con noi. Io ho sempre parlato molto bene di Saronno nella convinzione, siccome parlo di un amico non è di opportunità. Negli Stati Uniti vengono chiamate Team of Destiny, quelle squadre che riescono spesso a rimbalzare in situazioni difficili, a recuperare, a riuscire a fare buon viso a cattivo gioco. Voi siete riusciti a rientrare in gara 1 da meno 18, quest'oggi da un meno 8 nel quarto quarto, avanzate al secondo turno con un 2-0 contro una squadra, come avete detto voi, pericolosa e temuta come Saronno. Vi sentite una squadra del destino? Pensate di poter arrivare lontano in questi playoff? Ma no, guarda, io col presidente per politica societaria i traguardi vengono dati di volta in volta, non sono inizio anno, non ci sono valori assoluti, ci sono valori relativi. Noi abbiamo una politica di fare quello che possiamo, abbiamo un mix con 3-4 giocatori di spessore umano nei vecchi, con quella caratteristica li abbiamo cercati prima ancora che come giocatori. Abbiamo messo dei giovani, penso che oggi una testimonianza sia stata ben chiara con un nostro ragazzo che è Lele Tarditi, e quindi andiamo veramente alla giornata. Forse abbiamo questo vantaggio di leggerezza, non siamo certo stati costruiti per vincere il campionato, quindi in questo momento ce la giochiamo, ce la siamo giocata con tutti. Siamo a 8 partite vinte di seguito, vogliamo trarre dagli indicatori positivi tutta l'energia che ci danno, ma sicuramente abbiamo il grande vantaggio di andare avanti con un sorriso noi. Perfetto, allora ringraziamo coach Tassone per essere stato disponibile, prestarsi a queste interviste, facciamo i complimenti per la partita, ovviamente anche un in bocca al lupo per il prosieguo di questi playoff. Grazie, li prendo molto volentieri, grazie a tutti voi. Abbiamo con noi anche il numero 10 della squadra ospite del Crocetta Torino, Emanuele Tarditi, che, cito i numeri, è stato uno dei giocatori più importanti della partita, 4 su 5 da 2, 2 su 3 da 3 punti, per un totale di 14 punti, 5 rimbalzi e 17 di valutazione, ma soprattutto tanti di questi punti sono arrivati nel quarto periodo, nel momento che poi ha deciso la partita spaccandola in due con quel parzialone di Torino. Cosa si prova ad essere protagonista in questo modo per la tua squadra in una partita importante come una gara 2 di quarti finale playoff? Sono contentissimo sia per la mia prestazione ma soprattutto per la vittoria della squadra. Io come tutta la squadra avevamo una grandissima voglia di vincere e quindi ce l'abbiamo fatta, sono contento. Com'è giocare con un giocatore come D'Affuso? Ovviamente il fatto che tante attenzioni difensive delle squadre avversarie vengano catalizzate da lui apre buoni tiri per voi lunghi, oppure magari vi toglie palloni, non vi fa entrare in ritmo in questo modo? Com'è giocare con un giocatore del genere che ha fatto, ricordiamo, 32 punti con 8 su 11 da 3 in gara 1, un giocatore di valore assolutamente di livello? Ah, penso che D'Affuso sia fortissimo in qualsiasi situazione, sia nel tiro come abbiamo visto, ma anche come play in generale, quindi come palle per i lunghi sono molto buone, qualsiasi cosa, quindi miei complimenti da D'Affuso. Quali sono secondo te i punti di forza della tua squadra? Su cosa bisognerà puntare per poter far strada in questi playoff? Allora, secondo me siamo una squadra, anche se non si puntava magari arrivare così in alto, molto completa, con tutti i giocatori molto forti, e quindi siamo forti sia in attacco che in difesa allo stesso modo e possiamo fare tutto bene. Come abbiamo chiesto al tuo allenatore, chiediamo anche a te un tuo piccolo parere da avversario di Saronno. L'hai affrontata sul campo anche tu due volte in stagione regolare, due volte adesso in giro di quattro giorni. Che idea ti sei fatto della squadra avversario e tu in particolare dei lunghi? Ma io questa squadra la temevo molto, soprattutto per i lunghi. Infatti le partite di campionato non sono andate molto bene, però con questa voglia di vincere siamo riusciti tutti insieme a giocarcela e a vincere. Allora, domanda bruciapelo, visto che temi Saronno, chi temi di più di affrontare in semifinale tra Gazzada ed Esio? Gazzada sicuramente, Gazzada perché è una squadra, Desio la vedo più facile come partita rispetto a Gazzada come giocatori. Perfetto, allora ringraziamo Tarditi, facciamo i complimenti per la sua grande prestazione di questa sera, soprattutto nel quarto periodo, lo lasciamo andare a fare la doccia, ringraziando per la disponibilità e facendogli un bocca al lupo per il resto dei playoff. Grazie.